Mister Calcopietro del Polistena, avete subito una sconfitta che ora vi fa, diciamo, il cammino per voi per arrivare ai playoff si fa più duro? Sì, obiettivamente sì, eravamo venuti qua con la voglia di prenderci 3 punti, però siamo stati poco bravi a formalizzare quello che sono state le nostre occasioni. E in più in una condizione climatica non al meglio, perché con il vento ci ha ostacolato tanto. Detto questo, c'è da fare i complimenti alla Melitese, che ha disputato una buona partita con dei ragazzi che hanno giocato fino all'ultimo secondo e hanno provato a portarsi i tre punti a casa e meritatamente hanno preso la partita. Dove avete sbagliato, ecco, oggi, se c'è qualche reparto che è andato peggio rispetto agli altri? Ma diciamo che abbiamo approcciato male la partita e non siamo stati bravi a riprenderla durante il cammino, e questo ci ha fatto perdere la partita. In ogni caso, una partita si può approcciare male, però dovevamo essere bravi a raddrizzarla durante il corso dei minuti. Invece non abbiamo accettato il gol che abbiamo preso nei primissimi minuti iniziali, ci siamo scomposti e abbiamo regalato troppo campo agli avversari. Avete fatto dei calcoli ora per il proseguimento del campionato? Cosa vi aspettate? Questi playoff si possono raggiungere o con la sconfitta di oggi ci sarà proprio da sudare ancora di più? Ma diciamo che noi siamo abituati a vedere scenari che si chiudono e poi improvvisamente si riaprono un'altra volta. Noi puntiamo sicuramente a fare il meglio in questo campionato, e il meglio che verrà ce lo darà soltanto all'ultima giornata, quando l'arbitro fischierà 3 volte. Perciò nel calcio non si possono fare dei calcoli né a sfavore né a favore. Potevamo anche vincere oggi, ma non era assolutamente detto che andavamo a fare playoff, come non è assolutamente detto che non le disputiamo, visto che ancora ci sono altre 7 giornate da fare. Sono 21 punti e non sono pochi. Un po' di paprika e di matomato tra due Domenico, Tripodi e Salvatore. Il microfono a mister Tripodi per commentare intanto questa importantissima vittoria. Sì, no, è stata importantissima. La vittoria viene da un periodo brillante per la nostra squadra, perché anche già domenica scorsa ad Antonimina, domenica abbiamo riposato, l'ultima domenica che abbiamo giocato ad Antonimina, e sul risultato di 2-0 si è ripetuta la stessa cosa che abbiamo fatto oggi. Abbiamo avuto 3-4 volte l'occasione di fare il 3-0, non l'abbiamo fatto e poi abbiamo subito la rimonta dell'Antonimina. Oggi stava succedendo la stessa cosa, per fortuna era una partita in casa e le cose erano completamente diverse. Lì c'era un campo al limite della praticabilità, c'erano condizioni in tutti i sensi un po' complicate e abbiamo perso qua. Per fortuna oggi, per fortuna dopo il 2-1, siamo riusciti a portarle in porto. Ti devo dire che è un periodo positivo per noi dal punto di vista del gioco, in modo particolare, perché mi sembra che la squadra stia andando bene, stia giocando bene, stiamo ottenendo i risultati che volevamo, tranne quello di domenica scorsa. Te l'avevo pure anticipato che adesso arrivava un campionato un po' più abbordabile per noi, così è stato. Adesso abbiamo altre 3-4 partite dove ce la possiamo giocare alla pari, non giochiamo contro le prime della classe. Quindi, anche se ti devo dire, quando sento parlare prima della classe mi dà un po' fastidio, perché io la mia squadra la vedo all'altezza delle prime della classe, quindi per me parlare in questa maniera mi dà un po' fastidio, perché la nostra squadra è sicuramente all'altezza di tutte le squadre che ci precedono. Mancano 7-8 punti. Sicuramente sì, abbiamo perso diverse partite al 94esimo con le squadre, diciamo, di vertice. E sono tutti ragazzini. Oggi è stata una cosa, lo parlavamo anche negli spogliatoi prima, no? Eravamo una squadra tutti di ragazzini, tutti, tranne Ciccio Candido, erano tutti ragazzi del 99-2001, è una soddisfazione. Il loro allenatore, addirittura qualcuno passando, ha orecchiato durante la fine del primo tempo
e insomma dicevano non è possibile, queste sono una squadra di ragazzini e ci hanno messo sotto, e questa per noi è una grande, una grandissima soddisfazione, una grandissima soddisfazione. Il futuro è nostro, il proseguo del campionato sicuramente ci toglieremo altre soddisfazioni e sicuramente faremo un campionato a crescere. Ormai la salvezza è prossima matematicamente. No, non mi parlare di queste cose, già qualcuno, qualche ragazzo che fa il pseudogiornalista parlava di salvezza, dice la salvezza ottenuta, ma quale salvezza? Ma qua parliamo di salvezza. Qua noi fino all'altro giorno parlavamo di altre cose e quello mi scrive su... Dopo oggi si può parlare dei playoff? Pagina online, non so, mi scriveva la salvezza, ma quale salvezza? Questa è una squadra che merita di stare nei posti alti, quale salvezza? Noi abbiamo messo sotto tutte le squadre, abbiamo giocato alla pari con tutte le squadre e quello mi parlava di salvezza. Quindi lasciamo perdere, non mi fare questa domanda perché mi dà pure fastidio, la salvezza con noi non c'entra niente. Parlavo di matematica. Ma no, ma non c'è né matematica né geografia qua, voglio dire, noi abbiamo attrezzato una squadra di ragazzini vogliosi che meritavamo tutt'altri palcoscenici purtroppo, e poi è andata un po' così, l'abbiamo preso un po' alla leggera anche da parte nostra, da parte dei dirigenti, forse dovevamo fare qualche cambio prima a livello tecnico proprio, ci siamo un po'... Abbiamo un po' ritardato i movimenti e quindi paghiamo forse questa nostra presunzione, però voglio dire adesso abbiamo rimediato, ci prepariamo ad affrontare questo finale di campionato e sicuramente faremo bene fino alla fine. La Meritese ha riposato? Sì, la Meritese ha riposato la domenica scorsa, adesso quindi ci saranno anche partite ostiche, dovremo giocare a Lazzaro, dobbiamo giocare con il Melicucco in casa. Dobbiamo andare l'ultima partita a 5 fronti dove magari forse a quel punto i giochi sono già fatti e quindi abbiamo 7 partite dove ce la giocheremo con tutti. Siamo in compagnia del dirigente Carlo Napoli del nuovo Polistena, a lui il microfono per commentare questo match. È stata una partita abbastanza combattuta, però credo che ha vinto la migliore squadra, quella che ha dimostrato più impegno comunque durante i 90 minuti, quindi non ci possiamo lamentare. È stata una bella partita, è stato un sabato di sano calcio e questa è la cosa più importante, credo. Da molto tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo non si vedeva una partita così bella, calcio spettacolo, calcio champagne, con le bollicine. Speriamo che sia così anche con le altre partite, spero che ci siano società in questo modo e cerchiamo di impegnarci per fare un calcio sano e uno sport per i ragazzi, per il divertimento, quindi è giusto che sia così. Si è svegliato il tifo a Polistena, tutti gli addetti ai lavori sanno il grande Polistena degli anni scorsi, partecipante al campionato di eccellenza regionale. Sì, stiamo cercando di impegnarci per portare di nuovo questo Polistena a livelli alti, piano piano, con tanto impegno, cerchiamo di fare il possibile. Noi ce la mettiamo tutta come dirigenza, anche i ragazzi ce la mettono tutta, ogni tanto picchiamo di esperienza, però va bene così. Tifosi, personaggi, personalità e persone competenti, compreso quel Giuseppe famoso Giancotta che ha allenato qui a Melito Porto Salvo. Sono persone abbastanza preparate, sono persone che ci hanno insegnato tanto, i tifosi ci aiutano e cerchiamo sempre di portare più persone al campo e appunto di fare un giocare un calcio tranquillo e sano proprio apposta anche per la gente che ci segue. La doppietta del bomber Vincenzino Zaccone funziona anche oggi, 2 gol potevano essere 4-5. Sì, diciamo che come ad Antoni Mina ci siamo complicati la vita, eravamo 2 gol su, abbiamo sbagliato 2-3 volte il possibile gol del KO, anche io stesso come oggi, ad Antoni Mina abbiamo perso, oggi ci è andata meglio e prendiamo i 3 punti. Purtroppo io sono rientrato ieri, non mi sono allenato, quindi diciamo che gli ultimi 20-30 minuti ero a corto di energie, però ora riprenderò ad allenarmi e vedremo cosa possiamo fare in queste ultime 7 partite. 17 reti, capocannoniere del campionato. 17 reti, ci eravamo lasciati l'ultima intervista a 14, ho fatto una Antoni Mina, 2 oggi.
Se portano la vittoria, meglio così, se no alla fine non mi servono a niente.